Buonasera e benvenuti alla quarta inaugurazione del questo e è... ci troviamo nella Biblioteca Comunale di Lentella che diventa da oggi il terzo centro di documentazione storiografica della Rete Museale della Valle del Trin. Abbiamo inaugurato quello sull'emigrazione a Castelmauro, successivamente quello sull'immigrazione a San Felice del Molise ed oggi inauguriamo con il sindaco Carlo Moro e gli altri presenti, il centro di documentazione storiografico sulle migrazioni. Um, abbiamo sistemato i libri che pure restano catalogati come erano e abbiamo arricchito la biblioteca di eh, molti testi che ci ha eh, offerti, che ha, ci ha donato la professoressa Eide Spedicato. E poi quindi la chiamerò per dirci qualche cosa. E abbiamo poi sistemato, così come vedete, con questi articoli, queste prime pagine del Corriere della Sera che raccontano la storia di questo secolo. L'abbiamo fatto grazie al contributo di Gabriella Marchese, che ringrazio, e di Cristina Petrosi, assessore qua del Comune di Lentella. Ehm, oggi, aprendo formalmente questo centro, il sindaco Carlo Moro ci consegnerà le chiavi e soprattutto le due associazioni che eh, diciamo, la gestiranno, cioè Agripromoter e eh, Rete Museale della Valle del Trigno, sottoscriveranno il protocollo perché il comune di Lentella con due... Atti deliberativi distinti, ha ceduto appunto questi locali in comodato alla, alla, alla rete museale il 22 maggio e Agripromoter il 27 marzo. Poi chiaramente abbiamo dovuto lavorare a fare altro e possiamo partire. Ehm... Faremo, la prima, inaugureremo formalmente diciamo, eh, questo, questa nuova realtà che diventa un po' la sede del progetto fare sistema a livello territoriale con i corsi eh, di cui poi parleremo, eh, i corsi universitari. Di cultura e marketing di territorio, fatti diciamo da docenti universitari e, eh, e, non, solo, e, non, solo, e non solo, ci ho detto. Io eh, eh, Sindaco, vuoi leggere tu la, il protocollo o oh, sì, prego? Oh, Manda ingo io, vai. Vai. Intanto buonasera a tutti, vi ringrazio di essere presenti. Come diceva Orazio questa non è una vera e propria inaugurazione, l'inaugurazione effettiva la faremo con, quando partiranno i corsi dell'università, ma che la rendiamo eh, più ufficiale. Questo diciamo che è un primo incontro su questa, su questa realtà. Inoltre approfittavo per dire e proporre, questa in diretta, non l'avevo ancora detto a nessuno, che eventualmente questa sede la possiamo utilizzare per i corsi. Ma siccome noi siamo stati finanziati con un progetto che riguarda le, le vie dell'olio, e in quello è inserito anche la ristrutturazione di una, un edificio storico che abbiamo all'ingresso del paese, eventualmente il museo si potrebbe anche decidere di spostarlo, poi successivamente in quel luogo che magari. E anche più raccolto, e qui comunque continuare a utilizzarlo per i corsi o per le eventuali riunioni che vorremmo fare. Quindi, l'inaugurazione effettiva la faremo più in là, vediamo con la professoressa quando possiamo iniziare questi corsi, e adesso magari procediamo alla, alla lettura del vai, vai. Allora, protocollo d'intesa tra il comune di Lentella e le associazioni Agripromoter e Rete Museale delle Migrazioni. Premesso che con delibera numero 11 del 27 marzo 2014 la Giunta Comunale di Rentella ha concesso incomodato d'uso all'associazione Agripromoter, corrente in San Salvo alla via Montenero 25, i locali di proprietà comunale adibiti a biblioteca, per espletare iniziative a partire dal comprensorio del Vastese quali corsi per la creazione della cultura del territorio. Finale per l'elezione del prodotto topico, collaborazione nel progetto Museo del Sistema Interregionale Valle del Trigno, contatti con delegazioni abruzzesi residenti all'estero, adesione al progetto Fare Sistema, assistenza e consulenza agli enti pubblici e privati per la partecipazione a bandi regionali e comunitari. Con delibera numero 28 del 25 febbraio 2014, la stessa giunta comunale di Lentella ha altresì concesso in uso gratuito all'Associazione Rete Museale delle dell'Emigrazione della Valle del Trigno uno spazio all'interno della predetta biblioteca comunale per la creazione a Lentella di un centro di documentazione e raccolta di materiale sull'emigrazione della Valle del Trigno. Il comune di Lentella è rappresentato dal sindaco Carlo Moro, che l'Associazione Agripromoterra è agri rappresentata dal presidente Giuseppe Torricella che l'Associazione Rete Museale delle Migrazioni della Valle del Trigno è rappresentata dal Presidente Onorevole Arnaldo Mariotti, che le attività delle richiamate associazioni comodatarie non sono in conflitto, poiché entrambi operano per la valorizzazione dello stesso territorio e delle sue tipicità e che anzi hanno già collaborato nella seconda settimana interregionale delle migrazioni, svoltasi all'interno nel mese di agosto che sia Agripromoter che Rete Museale delle Migrazioni sono aderenti al progetto Fare Sistema e fanno entrambi parte del comitato organizzatore della seconda edizione del prodotto topico e che quindi nulla osta una sorta di cogestione dei locali concessi incomodato. Tanto sopra premesso, nella consapevolezza che la premessa è parte integrante del presente protocollo, nella cui contestuale sottoscrizione il sindaco Moro consegna le chiavi della biblioteca comunale alle associazioni comodatarie, mentre le stesse, come sopra rappresentate, assumono l'impegno, anche in virtù degli obblighi di legge previsti dal vigente codice civile, a custodire e a conservare i locali della biblioteca con la dirigenza del buon padre di famiglia, a servirsene per gli scopi istituzionali a mettere tempestivamente a disposizione del sindaco i locali laddove lo stesso dovesse averne necessità per ragioni di pubblica utilità, a non chiedere rimborsi per la presente concessione, ma anzi a dare un contributo al Comune sotto forma di organizzazione di iniziative socioculturali che siano di stimolo alla crescita della collettività di Lentella. A darsi reciprocamente atto che la durata del comodato è di un anno, rinnovabile automaticamente se non c'è disdetta da una delle due parti da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza. Fatto all'entella il 20 settembre 2014, le parti Agripromoter Giuseppe Torricella, Rete Museale Migrazione Onorevole Ardaldo Mariotti e Sindaco Carlo Moro. Ci sono stati anche questi donati dalla professoressa Spedicato. Arma... Arma... Tutti questi volumi ci sono stati e questi li ha scritti lei, diciamo, o ha contribuito a scriverli. Ecco, io vorrei che, eh, siccome poi arricchiremo, vedi, ho messo parecchie... parecchi scaffali, ci hai portato... Ecco, io ti ringrazio, credo che lo farà anche il sindaco, però vieni a dirci qualcosa perché, diciamo, hai voluto fare questa donazione che chiaramente ci riempie d'orgoglio e soprattutto dicevo qualche giorno fa a loro ci hai dato ricerche importanti, ricerche sociali dell'Abruzzo che io non conoscevo sia, e che anzi con Fabio ci dobbiamo cominciare a vedere perché davvero ci possono aiutare a sviluppare questi Quindi se viene a dire qualcosa. Intanto sono molto contenta di essere qui perché questa è un'occasione solenne e uso intenzionalmente l'aggettivo solenne perché credo non sia eh, di tutti i giorni mettere insieme eh, delle, eh, delle autorità eh, su questo tema. Autorità amministrative, delle autorità politiche, eh, la, 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 mh, mh, associazioni importanti eh, e il fatto che anche appunto i cugini marchigiani eh, abbiano eh, mostrato attenzione a questo tipo di proposta segnala che fare sistema può essere un modello vincente. Eh, la cosa che va sottolineata, ed ecco perché mi piace definire solenne questa, questa giornata, questa occasione e che e è, mi sembra di aver riscontrato una grande passione nel voler eh, iniziare un discorso corale, un discorso insieme che mette al centro non più l'io ma mette al centro il noi. Eh, noi siamo molto anemici, la nostra società è molto anemica nei confronti del noi, dobbiamo invece cercare di metterlo a tema e se lo mettiamo a tema io sono convinta che i risultati ci saranno e saranno tanti. Non è un caso anche che gli esponenti più importanti, più significativi eh, I ruoli più importanti della Camera di Commercio siano sempre stati in questa occasione, non è che si muova sempre la Camera di Commercio, perché voglio dire loro hanno naso anche per capire lì dove eh, ci sono delle proposte che possono avere gambe per camminare e se si costituisce comunità, la comunità cammina, non solo, e fa modello. Ovviamente, un grazie particolare mi sento di dare al dottor Di Stefano, dottor Di Stefano perché. È un movimentatore, devo dire, un movimentatore, ma poi anche un oliatore sociale. Al di là del fatto che vuole cacciar via ogni tanto qualcuno, secondo me non farebbe male, però insomma, no, io... in certi casi. Sì, però l'hai lasciato, l'hai suggerito, in qualche modo. No, ma io la penso come te. Ma adesso, voglio dire, siccome ci troviamo all'interno di una realtà, in un clima domestico, mi viene da dire, io quando parlo di clima domestico per me è. L'elemento più alto che ci possa essere, perché eh, all'interno di una realtà domestica si è sinceri, si è onesti intellettualmente, non sempre la famiglia è stata tale, però ci sono quei climi in cui... Si discute, al limite si confligge, ma si raggiunge un obiettivo comune. Quindi veramente sono molto contenta di essere, di essere qui. Oramai sono venuta tante volte insieme con la Professor Gian Cristoforo, con altri colleghi. Eh, la, il, il nostro Dipartimento è interessato a, a questo tipo di progetto, perché diventa un progetto nuovo anche per noi, perché ci testiamo anche noi, perché qui c'è un sacco di risorse umane culturali e sociali. Il problema è come dicevo che tante volte l'abruzzese medio meglio, il modello dell'abruzzese è quello del soggetto discreto, quello timido, quello che si espone poco. Che da un lato per un verso è un pregio, per un altro verso rischia di essere un disvalore. Perché? Perché ha tante potenzialità che però eh, occulta o comunque mostra solo poco per volta. Questa è un'occasione per venire fuori con delle risorse e delle energie. Che capitale sociale c'è, capitale culturale c'è, quello economico si troverà. Ma vabbè, mica possiamo succare il sangue a loro. Cioè voglio dire, il problema è far lievitare degli interessi. E quando lievitano gli interessi, le cose... Eh, si costruiscono. Perché vi ho dato questi libri? Perché chiedo, credo alla tua, credo a questa, alla tua, alla vostra, alle vostre proposte, perché uno in genere è geloso dei libri, devo dire, io invece li ho con grandissimo piacere perché ritengo che eh, sia eh, una... Occasione importante per segnalare la stima, la fiducia e perché no anche l'affetto. Eh, apro qui una piccola parentesi, eh, parlavo pochi giorni fa col viceprefetto vicario della nostra provincia dottoressa Calabrese che è interessata, insomma anche la prefettura è interessata a questo tipo di discorso. Quindi mi sembra che le istituzioni chiave del territorio ci siano tutte. Nel momento in cui ci sono tutte Voglio dire, sta solo a noi no farle camminare. Adesso bisogna fare un cronogramma relativo alla calendarizzazione di questi incontri e questo sarà anche un primo step per capire se il territorio ha compreso questo tipo di proposta oppure no. Però siccome le avanguardie tante volte diventano poi l'elemento di punta e di spinta per una movimentazione di tipo collettivo, io... A questa cosa credo e speriamo che proceda, comunque grazie a voi. È impegnativo quanto detto, soprattutto competere con, con l'università, le, ah, eh. le due docenti, eccetera, ma io non voglio essere da meno, voglio impegnare l'ente che io ho l'onore di rappresentare e dunque faremo la nostra parte, se voi ci fate una richiesta formale, di dotare questi scaffali di un paio di scomparte, diciamo, di libri eh, che, eh, camerale. Però i libri nostri saranno più voluminosi. Ma a questo voglio aggiungere qualche altra cosa. Io veramente ho cominciato a seguire quando voi vi siete strutturati in questo modo, in silenzio. Mio nipote mi riferiva, mi aggiornava, non mi permettevo di dare nessun giudizio. Strada facendo, ho cominciato a a convincermi che c'era qualcosa che poteva dare al territorio e sono convinto che questo lo si può veramente incentivare. All'inizio dei vostri programmi di lavoro, sempre se ci fate richiesta, io vi farò un regalo per 15 giorni come ente camerale facendovi esporre le 104 eh, bacheche fotografiche dei 104 comuni della nostra provincia. E sarà, la prima, e sarà la prima di tutta la provincia. Questo è stato fatto soltanto alla nostra galleria in Corso Marcina a Piazza Vico. Hai, Hai visto quanto, quanto è interessante. Io credo che per l'entella è un fiore all'occhiello. Pertanto dunque daremo il nostro contributo, vi seguiremo attentamente, l'evoluzione che, che si stanno avverando, nazionale, regionale, eh, ci porterà senz'altro a difendere il nostro territorio. Il nostro territorio negli ultimi anni ha sofferto, dobbiamo rialzare la testa, lo rialzeremo con dignità e dunque ci dovranno rispettare. Questo è un laboratorio. Grazie, grazie Presidente. Carlo, voglio non ringraziare il, il Vice Presidente della Camera di Commercio di Chieti per questa sua disponibilità e questo bel regalo che ci farà il giorno che partiremo con i corsi. Chiaramente, il ringraziamento alla professoressa. Per tutti i libri che ci ha dato, ma soprattutto per la disponibilità che ha e per l'attenzione che ha verso il nostro comune. Veramente lei adesso saranno forse 5-6 volte che viene qua in pochissimo tempo. Veramente grazie. Spostarsi da chiedi capisco che è difficoltoso, quindi ti ringraziamo moltissimo a nome di tutta la cittadinanza, degli amministratori di Lentella. Grazie, e speriamo, noi ci crediamo molto in questa cosa. Speriamo che insomma. E allora, insieme alla Camera di Commercio, Agripromoter, che di nuovo ringrazio il Presidente, e chiaramente la Rete Museale, l'Onorevole Mariotti, quindi veramente grazie a tutti e speriamo che insomma, possa avere un buon seguito questo, questo progetto. Grazie. Ora, dunque, io questo non importa niente a nessuno, però... Eh, io avrei voluto mettere il nome paesologia solo che non l'ho messo per, sì, per, una, per una questione che dice che cavolo è. M meno male c'è stata la professoressa che ha eh, diciamo, sdoganato no, questa, questa disciplina. Soprattutto tenendo conto di un fatto: il patrimonio culturale immateriale. Allora tenete conto che quest'anno. Roero, Lange hanno avuto il riconoscimento del patrimonio eh, culturale dell'umanità, il modo non la coltivazione della vite, ma il modo in cui si coltiva la vite. Ora questo è un aspetto importante. Tenete conto che il primo elemento... La, il primo riconoscimento di patrimonio e questo dovrebbe rientrare anche, nel, nel, anche nella legislazione sul patrimonio culturale immateriale perché c'è una cosa molto importante. Per fare un esempio, la voce di Carlos Gardel dal 2003 è patrimonio culturale dell'umanità. Allora il tema della voce è. Non del dialetto, il dialetto è una cosa, ma la voce è un'altra. E allora tutto. allora questo aspetto che rientra tranquillamente in questa disciplina, beh, deve essere eh, appunto tenuta in debito conto. Tenete conto, per ripetermi, che una cosa di questo genere, come diceva giustamente la professoressa Spericato, è nuova e su questo occorre proprio puntare perché guardate sul patrimonio culturale immateriale immateriale c'è tanto da dire e si è fatto molto poco quindi ecco eh, guardate la valle del Trigno, se c'è una cosa per cui, oltre al riso famoso, ma lasciamo perdere, ma la cosa importante che è immateriale, tra l'altro, su che cosa si caratterizza? Ma guardate che la tradizione croata è assolutamente decisiva, perché questa tradizione croata è diversa da quella che so io anche se di altra natura, ma sempre schiavone della, di quella di Villa Badessa. Cioè, voglio dire, un elemento caratteristico. E poi l'immaginario non che non esiste, per questo è immateriale il tratturo. Allora, noi abbiamo un progetto, non so se è stato finanziato o ancora no, quello del 2013. È quello che doveva essere finanziato per il 2013, ma il tratturo come bene culturale, come patrimonio culturale dell'umanità. Ancora diciamo sono elementi che rientrano nel paesaggio. Un solo esempio, banalissimo, il comune di Casalbordino sulla spiaggia ha messo i cippi, ma molti anni fa, i cippi Reggio Tratturo. Straordinario, eh? se uno va a vedere proprio sulla spiaggia, vicino proprio ai resti archeologici della Stasio di Pallanum, c'è eh, eh, vicino praticamente al Boschetto, ci hanno messo il, i cippi del Reggio Tratturo. Ora sono stati rimessi, ma guardate, è uno spettacolo incomparabile a vedere quello. Ecco perché. Sto dicendo piccole cose, piccole iniziative per richiamare. E chiudo. Ripalta, Mafalda, con Ripalta Vecchia, può essere qualcosa di straordinario. I paesi abbandonati. Ripalta Vecchia, signori, c'è tale tanta di quella. oppure. Dov'è il sindaco? La coccetta di Lentella, Castelmagno. Castelloni. Allora, tutto questo rientra in un discorso importante. Che paesologia, ecco questo è il tema di fondo, può tranquillamente affrontare. Cerchiamo di caratterizzare a parte questo, ma di cominciare a dare un taglio innovativo sul tipo di ricerca e di lezione che può dare questa comunità. Allora, non gli studiosi, la comunità. Ecco, la cosa importante, quindi chiedo scusa per questo intervento così, allora, è, possiamo tranquillamente operare in questa direzione.